Un bellissimo pomeriggio sul lago, ci troviamo in questo momento alla canottiera di Lecco con Giovanni Lozza, diciamo istituzione da 40 anni qui in canottieri, allena anche per canoe e canottaggio, è Da più stato a di contatto 40 anni, da più di 40 anni, più di 40 perché anni. il mio primo ingresso qua è datato ottobre 1971, quindi sono 51 anni. E siamo qui perché il Sole 24 Ore ha stilato una classifica che diciamo, inquadra un po' Lecco come indice di sportività in tutta Italia. Siamo tredicesimi a livello generale, siamo primi per gli sport e bambini e siamo terzi a livello provinciale, chiaramente, per quanto riguarda gli sport dell'acqua, canoa, canottaggio, kayak. Giovanni Lozza, insomma, il lago lo conosce, è un risultato che sorprende, questa è una terza posizione a livello nazionale. No, io sì, sono sorpreso, ma solo in parte. Secondo me, questo risultato è più che per il canottaggio che sostanzialmente ha mantenuto gli stessi livelli di frequenza e di pratica sul lago, è dovuto al grandissimo incremento del kayak. Perché il kayak è più semplice, più immediato, è più Un po' fruibile. alla portata di tutti, diciamo. Esatto, è alla portata di tutti, a livello di costi, ma anche a livello di approccio tecnico. Rispetto al canottaggio richiede un approccio decisamente più semplice e più facile alla portata di tutti. Com'è cambiato l'approccio al lago negli ultimi anni, ma direi anche negli ultimi decenni? Ad oggi, diciamo, come i lecchesi vedono il lago a livello di spazio dove fare sport? Allora, secondo me i lecchesi continuano a preferire lo sguardo verso i monti girando le spalle al lago. Questo è un dato di fatto e credo che sia assolutamente incontestabile. Però probabilmente, magari a livello giovanile o in certi periodi dell'anno, c'è un accresciuto interesse per gli sport dell'acqua, perché comunque. Faccio un piccolo esempio: anche durante il lockdown dovuto alla nota pandemia, uscire sul lago era una delle poche attività concesse perché si poteva fare in completa solitudine, con spazi e grande disponibilità a livello ambientale e quindi nessun pericolo di contaminazione. Ovviamente, per quanto riguarda le barche singole, io mi riferisco per il Covid per le barche singole, però la canoa è al 90% fatta con le barche E singole. questo bacino, insomma, dove ci troviamo, quanto è adatto per praticare questi sport? Quali sono le criticità e quali sono i punti forti? Allora, secondo me è uno dei migliori bacini al mondo per praticare questi sport, perché ha una paesaggistica, una varietà anche di venti, di situazioni, chi si allena qui diventa veramente un atleta completo. Dopo il rovescio della medaglia, la criticità, lato negativo è l'estrema diffusione della navigazione a motore che secondo me su questo ramo ha livelli insostenibili, credo unici a livello mondiale. Anche perché di spazio, per esempio, da dove ci troviamo alla riva, noi stiamo inquadrando Malgrate, insomma, non è tantissimo spazio, parliamo di qualche centinaio di metri. Sì, infatti da dove ci troviamo alla riva opposta sono 350 metri. E quando passa una barca a motore è un problema. Esatto, e quindi quando passano barche a motore a volte ne passano due o tre insieme, e purtroppo a volte a velocità sostenuta, ci sono sicuramente delle criticità del moto ondoso irregolare e imprevedibile, dobbiamo fare i conti nei 4 mesi, diciamo, estivi con questa situazione. Purtroppo qui non è che possiamo proibire la navigazione, Guardando al basterebbe la cauta. futuro, che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione e, insomma, lei che cosa auspica per il futuro degli sport dell'acqua su questo bacino? Ma io auspico che ci sia innanzitutto una miglior diffusione anche a livello mediatico, cioè promuovere di più il nostro lago, le nostre acque, la validità che hanno questi sport da un punto di vista anche fisiologico, di formazione. Non dimentichiamoci che gli ultimi atleti
che questo territorio ha espresso in termini di partecipazione e medaglie alle Olimpiadi, non parlo solo di Rossi che ovviamente ci rappresenta, ma anche altri atleti, ad esempio la Moto Guzzi per il canottaggio, che è doveroso. Panizza. Panizza è l'ultimo esempio che è doveroso citare, sono usciti tutti da questo, da questa, questi due sport nautici, quindi direi che il focus sulla canoa e il canottaggio per la provincia di Lecco è assolutamente centrato. Ci dobbiamo puntare allora, grazie mille a Giovanni Lozza, buona giornata e insomma dal lago è tutto.